di essere qui in questo centro di ricerca con una targhetta molto molto importante. Siamo riusciti l'anno scorso a mettere in piedi un grosso evento dedicato a Michael Jackson, e con il ricavato di quella serata del 25 settembre del 2009 abbiamo raccolto dei fondi per acquistare questo macchinario che serve per il centro di ricerche delle malattie cardiovascolari. E io sono veramente molto orgogliosa, perché sono comunque una pianista di stampo classico, e quando sono stata coinvolta in questo progetto per me è stata tutta una sfida. Ne sono diventata anche direttore artistico, e quindi questo ha dato modo proprio di entrare in un mondo che non era il mio. Del resto Michael Jackson è un personaggio eccezionale. E il nostro evento l'anno scorso è stato, lo abbiamo incentrato sul suo personaggio, sulla sua persona, sulla sua bontà d'animo e ovviamente che veniva fuori attraverso la sua musica. E abbiamo rivisitato tutti i brani l'anno scorso con vari stili. Abbiamo avuto ospiti campioni mondiali di danze caraibiche, un coro gospel, dei ballerini classici, io appunto come pianista classica, una cantante americana. E quest'anno vi preannuncio che abbiamo già deciso la data del 17 settembre per proseguire questo nostro progetto. Anche in questo caso i proventi saranno dovuti al centro di ricerca di malattie cardiovascolari, e vi anticipo che tutta la serata, se nella prima edizione si è centrato sulla sua persona, sulla sua bontà d'animo e sul lavoro che ha fatto sulla beneficenza, e anche sull'importanza e la gravità della sua malattia e quindi per le scelte che anche ha compiuto, quest'anno punteremo molto su quello che è la parte artistica, quindi sulle varie fasi della sua vita da un punto di vista artistico. E niente, adesso stiamo qua che aspettiamo la dottoressa Arbustini per attaccare con molto orgoglio questa targhetta. È inutile dire che io sono contenta perché comunque mi ha dato questa possibilità, insomma, di essere coinvolta, e ringrazio comunque sia il Teatro Fraschini che ci ha dato la possibilità di farlo e che ci darà ancora la sede per il prossimo evento, e quindi anche tutti gli artisti che sono stati coinvolti, ovviamente. Da un'arte musicale ad un'arte della medicina, che è comunque un'arte. La dottoressa Arbustini, alla quale io consegno la nostra targa. Grazie. La targa, e che vi illustrerà, insomma, speriamo di aver con poco cercato di fare tanto, insomma. Ecco, grazie poco, ma credo di fatto con amore e partecipazione e con supporto a questa nostra attività di genetica molecolare per le malattie genetiche cardiovascolari. Un piccolo strumento che serve per amplificare numerose volte frammenti di DNA dei pazienti, al fine di poter leggere le sequenze di questi frammenti ed identificare poi i difetti genetici che causano le malattie. Quindi un piccolo strumento prezioso che in un laboratorio come il nostro non basta mai, ne servono 5, 10, 20 a seconda dell'attività ovviamente che si va ad implementare. Pertanto in questo particolare momento di ristrettezze economiche questo strumento è stato un aiuto importante, un contributo importante. Siamo davvero grati a questa iniziativa e speriamo che possiamo continuare in questa direzione. Vuole solo dire che ci rivediamo il 17 di settembre in teatro? Sì. Sono peraltro stata informata che il 17 di settembre 2011 ci incontreremo ancora in teatro, al Teatro Fraschini, e ancora una volta sentiremo e vedremo interpretate le musiche di Michael Jackson, e quindi doppia emozione, l'interpretazione dell'arte di questo unico artista e dall'altro sapere che tutto questo in qualche modo sostiene la nostra attività. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like